una vera e propria centrale dello spaccio, utilizzata da moltissimi giovani fanesi, alcuni anche minorenni, è stata scoperta nei giorni scorsi dagli uomini del commissariato di Fano all'interno di un appartamento in un condominio nel quartiere del Vallato. Il blitz degli agenti di polizia, coordinati dal dirigente Stefano Sereti, ha colto sul fatto un 42enne fanese disoccupato e rinvenuto in uno scatolone nascosto in un armadio mezzo chilo di marijuana, 300 grammi di hashish, diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 50 euro in contanti, ritenuti probabilmente il provento della vendita di alcune dosi, poco prima dell'arrivo degli agenti. Ad attirare l'interesse della polizia, durante numerosi controlli mirati, sia al Vallato ma anche a Sant'Orso, Centinarola e Bellocchi di Fano, un andirivieni sospetto dal palazzo di moltissimi giovani che entravano ed uscivano in pochissimo tempo. È bastato questo per concentrare le attenzioni della polizia nella zona ed individuare, oltre all'appartamento, anche una decina di clienti abituali dello spacciatore, che ora si trova agli arresti nel carcere di Villa Fastigi di Pesaro, a disposizione dei giudici.